Ciao a tutti e bentornati. Dopo il pugno dello stomaco della settimana scorsa, affrontiamo un gioco molto molto più leggero, anche se con una tematica interessante, che è Assassin's Creed 3 Liberation per PlayStation Vita. Ora, il gioco si trova sicuramente anche adesso su PC, probabilmente su qualcos'altro, ma nasce come esclusiva console portatile. Non so se su 3DS ci sia, ma non credo, credo fosse un'esclusiva su Vita all'inizio. È un Assassin's Creed spin-off di Assassin's Creed 3, è ambientato nell'America nel periodo dello schiavismo del Sud America, appunto, ai confini col Messico, e interpretiamo una schiava liberata. E questo è l'aspetto forse più interessante, almeno personalmente quello che mi ha incuriosito di più del gioco. Il gioco è un classico Assassin's Creed con piccole meccaniche cambiate, il fatto di interpretare appunto una ragazza per giunta di colore, per giunta un'ex schiava in quell'ambiente estremamente razzista, come non potrebbe essere altrimenti, visto il contesto storico, ci permette, ad esempio, di utilizzare i travestimenti. La nostra protagonista è sì una schiava liberata, quindi può travestirsi da schiava, ma è anche una dama, quindi si può travestire da grandama. Ma è anche un assassino, quindi ci sono gli abiti e gli accessori d'assassino. Ogni abito rappresenta delle aperture, delle abilità diverse. L'abito di dama è più limitativo in combattimento, ma è quello che ti fa passare più inosservato. Quello d'assassino ci fa passare poco inosservato, ma è quello che massimizza il combattimento. Quello da schiava è una via di mezzo. Se tecnicamente mi sembra realizzato piuttosto bene, almeno su Vita, non so come sia il porting sui fratelli maggiori. Ha un'ottima colonna sonora, è molto divertente. Poi per il resto è un Assassin's Creed, quindi con tutte quelle che ci sono, le missioni secondarie, gli assassini, il mimetismo. Si è introdotto sistemi per migliorare la notorietà, ossia si possono eliminare i manifesti da schiava per ridurre la notorietà da schiava, si possono corrompere i giudici per diminuire quella d'assassino, e quello più, diciamo, moralmente discutibile è eliminare i testimoni per quello da dama, per abbassare la notorietà da dama. La trama è carina, ma è forse il punto un po' debole del tutto, in quanto un po' abbozzata. Se fosse stata rifinita un po' meglio in alcuni punti di vista, in alcuni momenti, con qualche spiegazione in più, sarebbe stato meglio. C'è da dire che c'è la possibilità durante il gioco di sbloccare scene extra che spiegano meglio il gioco, ma spiegano meglio la scena, non la trama nel complesso. In alcuni momenti si sente proprio il vuoto narrativo. Malgrado questo, ed è un peccato perché Evelyn, la protagonista, non ho ancora detto il nome, è davvero un personaggio molto 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 interessante e secondo me meritava di più di quello che ha avuto. Tuttavia il gioco è comunque molto piacevole, sicuramente, soprattutto se giocato appunto su una console portatile. Sì, mi sto ripetendo, me ne rendo conto, però quello che voglio far capire, spero si sia capito, è che il gioco è perfetto per una console portatile, cioè perfetto nei limiti della trama di qui sopra, mentre lo eviterei come la peste probabilmente su una console fissa, perché tutti, a meno non aver fatto degli incredibili lavori, i limiti ne sarebbero veramente, uscirebbero fuori, straliperebbero ovunque. Oltretutto, con tutti gli Assassin's Creed che ci sono, proprio quello per la versione portatile, dovete prenderle. Piccolo consiglio extra, andate su Syndacate, ve lo tirano dietro ed è sicuramente meglio. Chiusa parentesi, detto questo, il gioco secondo me vale un 7 su 10, non di più per i limiti della trama di cui vi ho detto prima, non di meno perché comunque è un bel gioco. Quello non si può negare. Ciao a tutti e alla prossima.